Ben ritrovati a 12 Porte, l'appuntamento con le notizie dalla Chiesa di Bologna. Apriamo questa puntata che sarà in gran parte dedicata ai lavori della Tre Giorni del Clero che si sono tenuti da lunedì a mercoledì presso il seminario arcivescovile, ricordando subito che molti dei contributi della Tre Giorni sono stati registrati e riversati nella loro forma integrale sul nostro canale di YouTube 12 Porte Bo, che vi invitiamo naturalmente a consultare. La prima giornata è stata dedicata alla riflessione teologica e spirituale. Il primo appuntamento è stato quello con Don Ezio Bolis, direttore della Fondazione Giovanni XXIII, che ha introdotto la recente esortazione papale sulla santità. Questo documento, che come ogni documento è inviato a tutti i battezzati, a tutti i fedeli, penso che contenga alcune provocazioni, alcuni incoraggiamenti particolarmente opportuni e appropriati anche per la vita dei presbiteri, ricordando loro anzitutto che sono battezzati e quindi vale per ciascun prete quello che vale per ogni cristiano, l'appartenenza a Gesù, l'impegno alla conversione, l'ascolto della parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti, il senso della Chiesa. Naturalmente poi da vivere con modalità e stili che sono propri della vita presbiterale. A questo riguardo mi sembra particolarmente importante il richiamo alla fraternità, quindi a un ministero non vissuto individualmente, isolatamente, ma di concerto con la propria comunità e anche con il presbiterio. Poi ha accennato alla pazienza e alla gioia che sono un po' caratteristiche di questo periodo, cioè sono abbastanza richieste in questi anni di pastorale non facile. Sì, il tema della gioia, che è molto caro a Papa Francesco, penso che sia attualissimo. Un buon prete, a mio parere, deve essere manifestare, non solo essere gioioso, ma manifestare la gioia. La gioia è uno dei primi biglietti da visita del cristiano e del Vangelo. Una gioia da non considerare semplicemente in modo superficiale, una gioia difficile talvolta perché si fa strada nei problemi, nelle tribolazioni quotidiane. Una gioia che va accordata con la pazienza. In questo senso la pazienza è uno dei tratti che Papa Francesco riconosce come più urgenti per chi voglia intraprendere un cammino cristiano serio e quindi di santità. E poi una carrellata di santi, molti di questi sacerdoti, si va da Paolo VI, presto santo, a Giovanni XXIII. Anche questo è un aspetto a suo modo nuovo in un documento. La citazione in riferimento a decine e decine di figure, alcuni anonimi, i santi della porta accanto, ma alcuni anche con nome e cognomi. Troviamo i grandi santi dell'Antico Testamento, del Vangelo, ma anche della storia della Chiesa. E in particolare Papa Francesco nomina i santi contemporanei, alcuni in via di canonizzazione come Paolo VI, altri appena canonizzati come Papa Giovanni, ma anche donne come Edith Stein, come Madre Teresa di Calcutta. Io penso che questo ci provochi a riprendere con serietà anche nelle comunità cristiane il racconto dei santi, perché dai santi ci viene un insegnamento non solo teorico ma concreto per la vita quotidiana. Come testo di riferimento per il nuovo anno pastorale, l'arcivescovo ha scelto il secondo capitolo degli Atti degli Apostoli, che è stato commentato alla Tre Giorni da Monsignor Luciano Monari. Monsignor Monari, questo brano della Pentecoste, un capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, tra l'altro affrontato nella sua ampiezza. Sì, con il desiderio di cogliere le dimensioni fondamentali della vita della Chiesa nella sua origine e quindi il riconoscimento che alla radice della vita della Chiesa ci sta la parola di Dio che è Gesù Cristo e ci sta il dono dello Spirito che il Padre ha donato a Gesù Cristo e che Gesù Cristo comunica
alla sua comunità, alla sua Chiesa. Nella unione della parola e dello Spirito ci sta l'identità propria della Chiesa, che è fatta di esperienza concreta, umana, materiale, ma che inserisce in questa esperienza concreta, umana e materiale la forza dell'amore che viene da Dio e che trasfigura e che rinnova la vita e la speranza dell'uomo. E al centro della lettura ecclesiale che si sta facendo in questo anno pastorale nella nostra diocesi c'è quel versetto: ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Come possiamo riattualizzare e comprendere quel passaggio? Questo vorrei saperlo anch'io, come fare ad attualizzarlo, perché effettivamente il discorso vale per le lingue diverse, però vale molto anche per quel cambiamento culturale che stiamo vivendo, per cui l'uomo di oggi parla una lingua per certi aspetti diversa da quella che io parlavo 60 anni fa. E ho tutta la fatica di riuscire a dire all'uomo di oggi quello che mi sembra sia una ricchezza di esperienza grande, ma che l'uomo di oggi fa fatica a afferrare, a comprendere, perché il suo linguaggio, perché la sua esperienza è diversa. Credo che questa sia la sfida che abbiamo, che il Papa ci sollecita ad assumere, che chiede creatività, che chiede sperimentazione, chiede tutto questo. Ma è anzitutto un dono comunque che irrompe dall'alto. Non c'è dubbio. La sfida è proprio quella, cioè il riuscire a comprendere che il dono che viene dall'alto è il segreto più profondo della speranza umana e della capacità umana di amare, e che è aprendosi al dono dell'alto e non chiudendosi che l'uomo può effettivamente arricchire la sua esperienza di umanità e di relazione con gli altri. Lei ha individuato nel binomio parola e spirito quasi un ritmo che è presente negli Atti degli Apostoli, ma che in fondo implica, esprime la vitalità e la pienezza della Chiesa. Sì, non c'è dubbio, non è che l'ho trovato io, questo in Padre Martini si trova in tutti i modi, ma è vero, cioè parola e spirito operano in modo congiunto. Ascolto la parola di Dio, però non posso ascoltare solo con gli orecchi, ho bisogno di ascoltare anche con l'intelligenza, ma nemmeno posso ascoltare solo con l'intelligenza, ho bisogno di ascoltare anche con la fede. Quindi con quella sintonia, con quella empatia che mi permette di cogliere la parola di Dio come parola per me. E questo è esattamente lo spirito. Entriamo adesso nel vivo dei lavori che riguardano più direttamente la pastorale. Monsignor Stefano Ottani, vicario generale per la sinodalità, ha presentato la fase di avvio delle assemblee che verranno convocate nelle zone pastorali con la conseguente riorganizzazione anche del Consiglio Pastorale Diocesano. Dopo Monsignor Ottani abbiamo sentito i referenti diocesani degli ambiti pastorali. Ritengo sia molto interessante questo progetto voluto dall'Arcivescovo di partire insieme celebrando in ogni zona l'assemblea zonale. Al di là degli aspetti tecnici, è proprio il segno intanto di questa sinodalità, di un cammino comune che stiamo percorrendo, ed è davvero, io dico, molto consolante che tutte le zone pastorali, le 50 zone pastorali, si stiano preparando con molto impegno all'assemblea, che, come già si è saputo, saranno presiedute da un laico, il quale, per decisione dell'arcivescovo, farà parte anche del Consiglio Pastorale Diocesano. In questo modo il presidente dell'assemblea acquisterà un ruolo decisamente significativo per la zona, ma anche per la diocesi, perché in questo suo ruolo di membro del Consiglio Pastorale Diocesano potrà portare all'arcivescovo le istanze delle zone, ma potrà portare anche le zone i progetti e le indicazioni dell'arcivescovo. In questo anche la dimensione laicale viene molto valorizzata, perché, per così dire, si costituisce una coppia: il moderatore della zona e il presidente dell'assemblea,
che lavoreranno insieme. Io ho come immagine della mia esperienza la coppia dell'assistente del responsabile ai campi scuola dell'Azione Cattolica, dove davvero ciascuno era chiamato a svolgere il proprio servizio in grande collaborazione, ma con chiara distinzione dei ruoli. E io mi auguro che questo sia un piccolo segno, ma molto significativo, di uno stile nuovo che si sta avviando. Io chiedo di prendere davvero sul serio questo progetto, che ha nelle zone pastorali un segno, certo non è l'unico, il progetto che complessivamente si può chiamare, con le parole di Papa Francesco, di conversione missionaria della pastorale. Sono davvero convinto che solo se riscopriamo l'entusiasmo missionario potremo dare non solo prospettiva e futuro alla Chiesa, ma soprattutto prospettiva di salvezza e di pace per il mondo. Uno dei quattro ambiti in cui le assemblee zonali si ritrovano sarà proprio quello sul tema dei giovani. L'idea un po' è che questa assemblea zonale cominci un cammino, che è un cammino di discernimento. L'istrumento laboris del sinodo ha tre aspetti su cui divide il discernimento, che è quello del raccogliere elementi, interpretarli e fare delle scelte. Per quello che proporremo alle comunità è proprio di ritrovarsi intanto a condividere insieme uno sguardo sui giovani reali, presenti, non solo quelli dei gruppi parrocchiali, ma quelli della zona, cosa fanno, dove vivono e quali sono le proposte che noi gli stiamo facendo. E alla luce di questo poi cominciamo un lavoro di interpretazione, insomma, degli elementi emersi, per trovare anche quali sono un po' i nodi su cui poter lavorare, su cui il Vangelo parla. E da lì l'idea di fare delle piccole scelte. Comincia anche il Sinodo dei Giovani. Noi abbiamo anche la grazia di avere il nostro arcivescovo giù al Sinodo. Penso che questo qua potrà diventare per la Chiesa di Bologna un'opportunità da sfruttare in qualche modo. La formazione dei catechisti è uno dei quattro ambiti in cui si articolerà il lavoro delle assemblee di zona. Questo ambito della formazione dei catechisti sarà sollecitato da alcuni gruppi di confronto e di condivisione, a partire da alcune domande che sono state preparate rispetto all'individuazione di bisogni, di criticità e anche di risorse che, appunto, nell'ambito della formazione dei catechisti si vive nelle comunità della zona pastorale. L'obiettivo di questa prima fase di lavoro è quello intanto di favorire certamente una conoscenza tra i presenti, ma anche di cominciare ad individuare le piste su cui poi articolare alcuni ingredienti per degli itinerari di formazione, appunto, in ordine alla formazione dei catechisti nella zona. Uno degli obiettivi sarà quello di individuare un referente per la catechesi per la zona pastorale, nella zona pastorale, che possa, appunto, in base a questi lavori delle assemblee e anche alla relazione con l'ufficio diocesano, avviare questi passi di programmazione e di costruzione di itinerari di formazione. La cosa che abbiamo pensato non tanto di settore Caritas, ma carità, nel senso che abbraccia chiunque si occupa di carità, anche se non fa parte direttamente dei centri d'ascolto delle Caritas parrocchiali, no? Quindi un po' fare un'analisi nel territorio per vedere quali sono i bisogni emergenti, soprattutto qual è il grido, no, delle persone fragili e povere che rivolgono verso la comunità, e come per fare un po' una mappatura, insomma, no, dei bisogni che sono sul territorio, per cercare poi di dare risposta, ma una risposta congiunta, non soltanto come comunità o quattro comunità come la nostra, anche nella nostra zona, le quattro parrocchie, insomma, ma anche in collegamento con le istituzioni. Quindi avere uno sguardo un po' più globale per cercare di rispondere, appunto, a questo grido delle persone. L'altra cosa che abbiamo sottolineato è le persone che fanno parte di questo settore, no? Che non obbligatoriamente dovresti essere per forza persone della carità, ma anche persone interessate alla carità in generale, soprattutto che cosa sono disposte a mettere in campo di sé, no? Perché questo possa avvenire, e da lì puoi creare soprattutto un cammino futuro nelle comunità della zona che portino avanti questi progetti che nascono insieme, non semplicemente un raccontarci quello che facciamo, lo sappiamo già, ma soprattutto una progettualità, no? Allargare l'orecchio, appunto, per sentire quali sono i bisogni delle persone nel nostro territorio e poi cercare di dare una risposta collegiale. Diciamo che la prima
preoccupazione è quella per le comunità che non hanno una presenza stabile del presbitero e quindi la necessità che la liturgia e soprattutto il giorno del Signore rimanga centrale per la vita di quelle comunità in forme che attualmente non sono consuete, con una ricchezza anche del giorno del Signore che non si appiattisca unicamente sulla messa domenicale ma si esprima anche in tanti altri modi, giorno di comunità, giorno di carità, giorno di riposo, di ripresa umana anche delle relazioni sociali della comunità. E per questo proporremo alle zone di ripensare alla celebrazione domenicale, alla sua centralità, pensare alla distribuzione dei ministri istituiti, ma soprattutto a una formazione a vario livello del popolo di Dio e di altri ministeri che possano servire il popolo di Dio per la sua vita celebrativa, di modo che ogni chiesa per l'iniziativa dei suoi fedeli possa essere aperta e possa avere momenti di preghiera che i battezzati possono e devono celebrare per amore del Signore. Don Pietro Giuseppe Scotti ha presentato in aula le tre tappe comuni alle quali sono invitate tutte le comunità e aggregazioni della diocesi. Chiuderà questa ampia pagina sulla Tre Giorni del Clero invece un'intervista rilasciata dall'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi. Don Pietro Giuseppe Scotti, alla Tre Giorni del Clero abbiamo presentato allora le tappe di questo anno pastorale dominate dall'icona biblica della Pentecoste. Sì, vogliamo dare seguito un po' all'anno della parola, vedendo come la parola poi prende vita nell'esistenza, nell'esperienza umana delle persone. Quindi partendo appunto da Pentecoste, no? Che è il grande inizio della Chiesa, della missione della Chiesa, a partire proprio dal dono dello Spirito, che appunto permette poi alla parola di incarnarsi nella vita stessa delle persone. E concretamente le comunità come vivranno queste tappe che sono indicate? Sì, tutti sono coinvolti in queste tre tappe. Ormai è già da alcuni anni che la Chiesa di Bologna ha come cammino sinodale, come cammino che coinvolge le comunità nel senso di preti, diaconi, ministri, catechisti, ma qualsiasi tipo di realtà e di persone che sono coinvolte nella vita della comunità, proprio per riflettere in tre momenti dell'anno, quindi uno prima di Natale, uno prima della Quaresima e uno dopo la Pasqua, proprio su questi tema appunto della Pentecoste che genera una comunità che rende presente la presenza del Cristo, la presenza del Cristo nella vita delle persone. Quali sono le tre tappe? La prima tappa è la Lectio Divina del racconto che noi troviamo in Atti 2 della Pentecoste. La seconda tappa invece riflette su come oggi noi ci rendiamo presenti nella vita delle persone, cioè come in fondo quello che noi facciamo può essere riscoperto, rivalutato e aprendo anche nuovi altri cammini, nuove modalità di essere annunciatori e generatori di fede nelle persone. La terza tappa invece è proprio sul linguaggio. Il nuovo linguaggio della Chiesa non è un linguaggio inventato, ma vuole riprendere il linguaggio di Gesù, che è il linguaggio dell'annuncio dell'amore del Padre, che si fa vicino alla storia delle persone. Una Tre Giorni del Clero proiettata sui grandi cambiamenti, questa parola cambiamento l'abbiamo sentita molto forte, però che in una maniera molto decisa è partita dal tema della santità. E perché quella è l'esortazione di Papa Francesco di quest'anno e che credo sia il vero atteggiamento con cui il cristiano, prete, diacono, laico, qualunque esso sia, affronta il mondo. Non siamo mandati nel mondo allo sbaraglio, siamo mandati nel mondo santi, cioè amati da lui. Ognuno è santo, capisco che questo può
o spaventare o inorgoglire. In realtà vuol dire che abbiamo questo patrimonio di amore che il Signore ha versato nella nostra vita, di cui accorgercene e da donare agli altri, perché non l'ha fatto per noi, o meglio, è per noi se lo doniamo agli altri. Per questo siamo partiti dalla santità. Ce n'è un grande bisogno di uomini e donne pieni di amore in un mondo dove si compra tutto, si vende tutto, dove non si capisce qual è l'amore e dove in realtà si cerca tanto qualcosa che illumini, che dia senso alla vita. E si sono indicate tante prospettive, le zone pastorali, le assemblee, poi hai anche anticipato il tuo desiderio di iniziare una visita pastorale, ma abbiamo sentito anche da parte dell'unico laico che ha parlato una sollecitazione molto forte ai preti, alle comunità, a parlare una lingua diversa rispetto alla lingua del mondo. Parlare una lingua diversa che sia comprensibile al mondo senza che diventi mondana. Questa è la sfida, cioè una lingua che tutti capiscano, ma capiscono non perché dice le cose che il mondo già dice, e qualche volta abbiamo questa tentazione di essere come tutti, siamo come tutti in realtà, ma dobbiamo parlare quella lingua di Pentecoste, cioè la lingua dello Spirito, che è comprensibile a tutti, ai giovani, a chi cerca, a quelli che sono disorientati, insomma, la lingua di Pentecoste, che è la lingua del Vangelo. Come prete che ha partecipato alla Tre Giorni, mi ha fatto impressione sentire il sociologo che ha detto che la Chiesa in fondo fa la differenza nella preghiera e nella carità. Credo che abbia molta ragione il professor Magatti, sociologo della Cattolica, ma ha molta ragione. La differenza è nella spiritualità, quindi la dimensione di interiore, la preghiera, delle belle celebrazioni profonde, non affrettate, con degli spazi. E poi la carità che diciamo, riflette quello che ascoltiamo nel Vangelo, quello che condividiamo nell'Eucaristia. Anch'io sono rimasto colpito soprattutto perché la lettura molto chiara della secolarizzazione, quindi senza farsi illusioni di un mondo che non esiste più, senza rimpiangere un mondo che non c'è più, senza sentirci gli ultimi sopravvissuti, quindi con la tentazione di chiuderci di fronte a un mondo che va per conto proprio, ma di entrare dentro il mondo perché il mondo ha bisogno di Gesù, perché il mondo ha bisogno di Cristo e ha bisogno di uomini che lo sappiano comunicare con la propria vita, con le proprie parole, con appunto, come a Pentecoste, quei dodici che cominciano a parlare a tutti. Hai più volte sottolineato la fraternità che c'è nel presbiterio bolognese, questo è un grande potenziale? Fondamentale, perché più i preti si aiuteranno, si vogliono bene, crescono insieme, vivono anche con gioia, si sopportano, ma nel senso buono del termine, non passivo, attivo, nel senso di portare i pesi gli uni degli altri, più credo che sarà facile che tutte le comunità scelgano questa via indispensabile di comunione. La Chiesa è comunione, potremo affrontare le sfide del nostro futuro solo se facciamo nostra la forza dello Spirito. Lo Spirito è comunione, ed è una curiosa comunione che rende tutti diversi, e l'unico Spirito ci rende tutti diversi. Monsignor Monari sottolineava come non c'era un'unica lingua, ma ognuno capiva nella sua lingua, ed era la vera ricomposizione, no? Cioè, non è il contrario di Babele, ma nel senso che però che restano le differenze, ma ricomposte in un'unica lingua. E credo che il volerci bene da preti, la fraternità da preti, una premessa importante e indispensabile sia per i preti ma anche per le comunità. Un'ultima parola sulle zone pastorali. Stiamo costruendo uno scheletro, diciamo così, però poi cercheremo di vedere la bellezza di un organismo. Sono convinto che le zone pastorali sono non una riorganizzazione nel senso appunto aziendale, ma sono le nostre comunità che insieme cercano di rispondere alle sfide. Quindi in alcuni casi vuol dire incoraggiarsi, in altri casi significa fare proprio delle cose insieme, in altri casi differenziarsi, per esempio nella carità una parrocchia potrà fare un servizio, l'altra un altro, ma appunto in questa visione di comunione
che aiuterà a dare valore a tutte le comunità, le più piccole e le più grandi, perché abbiamo bisogno di tutte le comunità, come abbiamo bisogno di tutti i cristiani che aiutino a trasmettere la presenza del Signore nella nostra generazione. Grazie. Indirizza il cammino. Voltiamo pagina perché giovedì scorso è stata celebrata la messa di suffragio per il cardinale Carlo Caffarra ad un anno dalla morte. Don Andrea Caniato ha intervistato il vescovo di Reggio Emilia, Monsignor Massimo Camisasca, che ha tenuto l'omelia. Ad un anno dalla morte del cardinale Carlo Caffarra, giovedì scorso, l'arcivescovo Matteo Zuppi ha tenuto nella cattedrale di San Pietro una messa in suffragio. Alla celebrazione erano presenti, fra gli altri, anche le sorelle del defunto porporato Norma e Anna Maria. Fra i vescovi concelebranti era presente anche Monsignor Massimo Camisasca di Reggio Emilia a Guastalla, che ha tenuto l'omelia. Ci siamo conosciuti tanti e tanti anni fa, circa 40 anni fa. E io ero un giovane studente dell'Università Cattolica, lui era un giovane insegnante di teologia morale all'Istituto di Scienze Religiose, al Dipartimento di Scienze Religiose, e quello fu il mio primo incontro. Quindi quello conobbi come insegnante rigoroso, studioso, sistematico, ma anche appassionato. Infine è diventato arcivescovo di Ferrara, poi di Bologna. Però tutte le volte che veniva a Roma, io ho continuato a vivere a Roma, veniva sempre a casa mia in via Boccea e le cene erano molto belle, e parlavamo un po' di tutto, insomma. Poi 6 anni fa, quando sono diventato vescovo di Reggio Emilia, ebbene sono entrato qui in questa regione episcopale, quindi ho avuto una nuova consuetudine con lui, che è stato anche il vescovo che mi ha consacrato vescovo. Il cardinale Caffarra ha avuto anche un rapporto di forte collaborazione con San Giovanni Paolo II, ha dato un grande apporto, penso di non rivelare nessun segreto, insomma, alla famiglia di Sconsorzio. Il cardinale alla fine si rammaricava molto del fatto che un grande patrimonio di magistero venuto fuori da San Giovanni Paolo II oggi sia un po' dimenticato e trascurato. Ma io penso che i pozzi, quando sono profondi, hanno stagioni diverse nella vita degli uomini. Il magistero di Giovanni Paolo II è talmente ricco e talmente profondo che ne abbiamo conosciuto soltanto una piccola parte, come la punta di un iceberg. La storia mostrerà la fecondità di prospettive di questo grande Papa. È stato un grande uomo di coscienza, al punto che alcune volte noi bolognesi lo vedevamo quasi somatizzare le sue sofferenze. Sì, un uomo tormentato. Questo era un aspetto di Caffarra, è vero, bisogna dirlo, no? Io penso che il motto episcopale del Cardinal Martini, tratto da Gregorio Magno, no? Pro veritate adversa diligere, amare anche le avversità in nome della verità, sia in realtà la descrizione della vita del cardinale Caffarra. Quando il cardinale predicava c'era sempre un aspetto positivo, ma sempre anche un aspetto di messa in guardia, parlava sempre di rischi, vedeva sempre rischi all'orizzonte. Lui amava, d'altra parte, il metodo tomista, vedere il set contra dopo aver esaminato gli aspetti positivi, e in questo modo voleva mettere in guardia tutti noi che lo ascoltavamo da una lettura superficiale della realtà. Alla fine, negli ultimi eventi, ha manifestato in fondo, a suo modo, oltre al suo rigore di coscienza, anche un fortissimo amore per la Chiesa e per il Papa. Sì, soprattutto per il Papa, perché in realtà i dubbi erano un segno di attaccamento al Papa. Al termine del rito, Monsignor Zuppi, i concelebranti e i fedeli si sono recati nella cripta per la benedizione alla tomba del cardinale, che riposa accanto al predecessore Giacomo Biffi nel sepolcreto degli arcivescovi bolognesi. E prima di salutarci abbiamo il piacere di mandare un saluto augurale a Monsignor Ernesto Vecchi, che il 13 settembre ricorda i 20 anni della sua ordinazione episcopale, avvenuta nella cattedrale bolognese per mani del cardinale Giacomo Biffi. A Monsignor Vecchi il saluto della nostra redazione. Questa era l'ultima notizia, a me non resta altro che salutarvi ricordandovi le nostre pagine social, la pagina di Facebook 12 Porte appunto e il nostro canale di YouTube 12 Porte Bo. Arrivederci, alla prossima settimana.